Bentrovati su Pokémon Alpha Zaffiro Randomizer Nuzlocke Cure Limitate. Ogni volta dovrò dire questa frase, ogni volta sarà una chiavica. E benvenuti nel secondo episodio. Nel primo episodio abbiamo sconfitto la prima palestra, ma prima abbiamo preso il Pokémon iniziale che si è rivelato essere un Roggenrola. Rocciorollo. Guarda che bello. Bellissimo. Poi tutta quanta la squadra ho completato già dal primo episodio. Machoke penso che lo farò... Dov'era? Penso che lo farò evolvere magari dopo la terza palestra. Ma ora andiamo a prendere la merce Devon che è stata rubata a questo povero ignaro ricercatore. No, sei tu, quell'allenatore bravissimo che mi ha dato il bosco petalo. Devi prendere la merce Devon che mi hanno rubato. Sì, guarda, vado a prendermi un caffè e poi ti aiuto. Il percorso 115. In questo momento qui si può catturare niente perché i Pokémon stanno qua su. C'è una zona di erba alta più avanti che si può raggiungere dopo la quarta palestra, se non erro, quindi ci vorrà un po' di tempo. Sì, settimana prossima, insomma. La cosa buona è che qui c'è un sacco di gente contro cui lottare. Che paura! Ok, cattura nuova. Typhlosion. Devo stare attento a non mandarlo KO. E nella Premier Ball, Typhlosion! Oh, let's go! Che bello Typhlosion! Bello, bello, bello! Riccione. Mi ha fatto destino obbligato. Allora, Empoleon. Che ti devo dire? Sei stato con me per poco tempo. Però sei stato un po' un compagno. Ti avrei chiamato Boober se solo fossi stato un pochino più attento, ma... Ehi, Typhlosion. Certo, proprio che ti hanno fatto dirty proprio te, amico mio, eh. Niente fuoco sulla schiena, zero paccato, ovo proprio. Perché esplode, Victini? Ogni volta deve esplodere. Ad ogni modo, sì, il tuo povero Pico, va bene, lo prenderò io. Ad ogni modo, qui dentro, cattura nuova. Perché è una grotta nuova. Vediamo un po' se capita qualcuno subito. A meno che non hanno cambiato. No, non l'hanno cambiato, bene, bene. Oh, Parasect. No. Evito di fare la cattura. È inutile qui. Sì, ce l'ho con te, vorrei darti una bella lezione. Tu dammi quel povero gabbiano. La tua carriera da criminale finisce qui, amico mio. Ma tu non rubi niente, ti stai rubando la vita. Da solo, però. Oh, mio povero Pico, che bello rivederli. Sì, guarda, mi serve un passaggio, effettivamente, sì, per arrivare... A Bluruvia che devo andare ad affrontare una palestra. Una palestra. Ehi là, ricercatore, ho preso la tua merce. Ce l'ho fatta, sì. Sì, comunque, questo qui è Pierangelo Petri. Praticamente è il padre di Rocco, un certo Rocco a cui dobbiamo consegnare una lettera. È che stavo vibando con la musica di Ferruggipoli, molto carina. Eccoci a casa del signor Marino. Signor Marino, si fermi per favore, devo parlare con lei. E ora, la musica più bella di tutte. Fuck you. Sì, un po' cortina qui, però è bella comunque. Eccoci qua a Bluruvia. Sì, devo consegnare questa lettera a Rocco. Ed è quello che farò prima ancora di andare a sfidare la palestra. Anche perché, lei non lo sa signor Marino, ma qui, a parte i vari allenatori, c'è anche una grotta. E in quella grotta c'è un Pokémon nuovo da catturare, si spera. Ultra Ball, buona. Bene, pronti a scoprire un nuovo Pokémon da catturare? E lui ci dà un MN, vero? Ci dà Flash, lui. Ah. Non ci dà Flash. Vabbè, ok. Ma che è qui, oh? Che è successo?
Allora, Shift. Oh, buono Shiftry, ehi. Buonissimo Shiftry. Preso Shiftry. È ispirato al Tengu, quindi io lo chiamo semplicemente Tengu. Il problema è solo uno, non ho mai visto tutta quanta sta processione qua sotto. Che succede? Gli affreschi. Ma che... Ma non voglio passare a... Ora... Che c'entrano gli affreschi ora? Dato che non mi fa andare, penso che sfiderò la palestra. Siamo a Bluruvia, in teoria, quindi... Dovrei essere in grado di prenderne anche un altro nel percorso 106, ma... No... Zezza, lascio perdere. Va bene, sfido la palestra e poi vediamo che succede lì con... Perché pare molto strano quello che è successo. Cioè, non mi ricordavo ci fosse mai stata quella processione lì in fondo. Molto strano. È bello avere tutte le mosse per counterare i tipi. È stupendo. Attenzione perché Rocciorollo al 25! Ora si evolve. Mamma mia. Sperando che diventi qualcosa di molto decente. Dai, dai, dai. La cosa buona è che comunque può evolvere subito dopo questo livello. E ci siamo allora. Guardalo. Ma come si allena? Oh. Pure io. Ma non, li so, non so che tasto premere. Che devo fare? Posso fare un po' di qua, di tapirulan, un po' di ciclette? Non mi fa andare. Tutto bloccato. Vabbè, capo, allora, combattiamo? Bella sta palestra, oh. Solo per gambe, però, per braccia non ci piacciono. Sono Rudy, capo palestra di Bluruvia. Ho sfiorato l'impeto delle onde di questo mare per diventare più forte. Mi sono fatto le ossa di una grotta fuori città che è bloccata per qualche assurda ragione. E ti devo sfidare per andare avanti, mi sa. Prenditi sto cigno, per favore! Ehi, che è qua? Teste scindille? Rich Kid. Eh sì, capo palestra, sono Rich Kid. Quando cambi la classe allenatore, sì. Abbiamo un Gorebis e un Servine, solo due Pokémon c'ha lui. Facciamo brucia tutto e facciamo anche un Radicalbero su Gorebis e penso che possiamo anche metterci le mani dietro la testa, così tranquilli. E infatti. Però Radicalbero è forte, eh. Brucia tutto un po' di meno. Vediamo che combina Machoke. Riccione sale a livello 16, quello non ho letto neanche a che livello è salito, se devo essere sincero. Però mi sa che anche questa palestra, le due pozioni che abbiamo, ce le teniamo. Sì, va bene così, va bene. Lui però usa Super Potion su Servine. Io faccio Sberle Tese perché, beh, guarda, se me ne fai 5 è perfetto. 4. Ah, ti proprio... Quella doveva lasciarcela una punticina per farmi dannare l'anima. Vabbè, schermo luce e Sberle Tese che finisce il nemico. Vedi, le 5 servivano. Non poteva farle 5, no? Comunque, altre due pozioni guadagnate sono 4 pozioni extra. Però non credevo fossi così in gamba. Invece sì, Rudy, dovevi crederci. Ti sei meritato questa medaglia. Pugno! Zampillo. Wow. Ma sono preoccupato per... Lillipup, Rocciorollo. Sì, va bene. Devo andare a Grotta Pietrosa. Ah, eccolo qua, vedi? Sì. Dovevo proprio andare a parlare con lui, sfidare la palestra. La palestra, e poi posso andare nella grotta. Allora, nella grotta non ci sono incontri da fare, da che ho memoria. Quindi Lillipup dovrebbe evolversi anche con un incontro selvatico, magari? Bene, livello 26. Vediamo che diventa ora. Mi piace Maitiena. Ma non in squadra. Mi ero dimenticato di questo piccolo particolare.
Quindi era questa la forza dei Pokémon millenari a cui assisterono i nostri antenati. Che potenza spaventosa! Il loro aspetto comunque mostra qualcosa di diverso rispetto a quello dei Pokémon mega evoluti. Sono necessarie ricerche più approfondite. E tu chi sei? Ho capito, ti chiami Link. Oh, scusa, non mi sono presentato. Mi chiamo Rocco. Buonasera. Hai fatto così tanto per consegnarmi questa lettera? Come posso sdebitarmi? Ti darò questa MT, contiene la mia mossa preferita, all'acciaio. Che burlone, Rocco. Beh, comunque, percepisco chiaramente la forza della tua squadra. Non è niente da temere. Contento di allenarvi così e un giorno potrete persino conquistare la Lega Pokémon. Scusa, ma si è fatto tardi, devo andare. Che vi devo dire, a volte si vince, a volte si perde, ma chi perde, caso strano, se lo trova dentro. Amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo al prossimo video. Mightyena, tocca. Che poi è comunque meglio di Nekonian.